Chi abita nella casa può installare telecamere nascoste in casa, anche solo per tutelare la proprietà privata da eventuali ladri, all'insaputa del partner e degli altri occupanti la casa? Lo scopriremo dopo la sigla. Non è legale lasciare una telecamera accesa in casa o un registratore, uscire di casa e captare ciò che succede in casa, immagini e conversazioni del partner, di ospiti o di altri soggetti che vivono in casa. Chi posiziona telecamere nella propria casa e nei luoghi in cui si svolge la sua vita privata e capta immagini o notizie attinenti la vita privata altrui, a loro insaputa e in sua assenza, commette il reato di interferenza illecita nella vita privata prevista dall'articolo 614 del Codice Penale, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Il reato trova fondamento nell'articolo 14 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del domicilio, e nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto di ogni persona al rispetto del domicilio, della propria vita privata e familiare. Viene tutelata la riservatezza, la libertà morale di ciascuno di noi di escludere terze persone dai propri momenti di intimità, che si svolgono all'interno dei luoghi di privata dimora. La Cassazione, con la sentenza 36.109 del 2018, ha ritenuto responsabile del reato di interferenza illecita nella vita privata il marito che, di nascosto, per accertarsi di non essere tradito, aveva installato telecamere in casa e aveva ripreso la moglie in bagno o in camera da letto, nuda e seminuda, intenta alla cura della propria persona. La donna, ripresa di nascosto, non intendeva condividere quei momenti di intimità con il marito. Non rileva la circostanza che il marito, in quanto tale, partecipasse alla vita intima della moglie. Nel momento della captazione delle immagini, la donna non intendeva condividere quei momenti con il marito, che appunto non era stato chiamato a parteciparvi. Se invece si è presenti e si partecipa alla registrazione, si è attori della scena oggetto di registrazione, la ripresa audiovisiva è lecita, anche se è fatta all'insaputa del partner. La Cassazione ha ritenuto infatti lecito filmare un rapporto sessuale in casa propria con il proprio partner all'insaputa del partner. Un uomo aveva invitato a casa propria la sua ex compagna per filmare il rapporto sessuale e poi ricattare la donna per farla tornare con lui. In questo caso la registrazione non è stata ritenuta illegale, non costituisce interferenza illecita nella vita privata altrui perché chi ha azionato la telecamera ha partecipato alla ripresa. Naturalmente, altra questione è la diffusione delle immagini riprese all'insaputa del partner. La diffusione è illegale. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!